Fumo, lamiere accartocciate, carcasse di auto e camion. Questo lo scenario del disastro in autostrada venerdì scorso vicino a Treviso. Questo ciò che è accaduto. Lo possiamo vedere grazie alle immagini riprese dal circuito autostradale. Ore 15:15, il flusso sembra scorrere, ma osservate il tir bianco. Prima del bivio l'autista, un polacco, forse per un malore o un colpo di sonno, sbanda a sinistra e urta un camper. Il guardrail è sfondato. Il tir taglia l'altra carreggiata, ingoia quattro corsie in un colpo solo. Travolge un camion rosso, l'auto in sorpasso e un'altra ancora. È l'inferno. I serbatoi dei camion scoppiano per il materiale infiammabile. Sette le vittime, i due autisti degli automezzi e gli occupanti delle due vetture. Vivi per miracolo, i due austriaci a bordo del camper speronato, che vedete, sbanda più volte, poi si accascia su un lato. I mezzi in arrivo lo sfiorano. Alla fine, eccoli i due superstiti uscire con le loro gambe. Ed ora vediamo le immagini del gravissimo incidente avvenuto venerdì sulla Venezia a Trieste, in cui, lo ricordiamo, sono morte sette persone. Nel filmato che vediamo ripreso dalle telecamere delle autovie venete si vede chiaramente il tir condotto dal camionista polacco, che prima rallenta, poi all'improvviso svolta a sinistra, investe un furgone che lo sta superando, quindi piomba sulla carreggiata opposta. Il primo impatto terribile con un altro mezzo pesante e poi con le diverse automobili, quindi le fiamme. Queste immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti. Immagini riprese da una delle telecamere autostradali. Il traffico che scorre in un pomeriggio come tanti sulla carreggiata est della 4, Venezia-Trieste, sono le 15:15 di venerdì scorso. Poi, d'improvviso, ecco il camion che attraversa tutte e due le carreggiate e prende fuoco. Guardate, il tir impazzito sperona un furgone, taglia il guardrail come se fosse di burro e travolge un altro camion e due auto in arrivo dalla parte opposta. Poi è un inferno di fuoco, i sette morti, le lamiere dei veicoli completamente fuse, l'effetto di una bomba. Prima di ripristinare il giorno dopo il tratto di autostrada, è stato necessario riasfaltarlo per 50.